Monsignor Lorenzo Leuzzi torna con la sua lettera mensile ai giovani, raccontando questa volta anche la sua esperienza personale. Una lettera che spinge al futuro e alla mancanza di paura nelle prospettive che si presentano durante la vita. Nella mia lettera di febbraio ho voluto intanto ricordare un po' la mia esperienza giovanile, di non aver paura delle prospettive, e certamente molte volte, soprattutto in questo tempo, c'è sempre questo desiderio della sicurezza, e non dobbiamo confondere la sicurezza con la certezza. Cioè, noi tante volte siamo portati a non partire finché non siamo sicuri, e invece dobbiamo essere consapevoli che tutti abbiamo la possibilità di camminare. Certamente le prospettive tante volte cambiano, ho visto anche nella mia esperienza di vita, e dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a non aver paura nelle prospettive. Dobbiamo invece impegnarci senza paura nel nostro camminare ogni giorno. Ho visto che molti giovani sono rimasti molto contenti di questa manifestazione, anche di esperienza personale, e io auguro a tutti di non aver paura, perché una vita senza rischi non esiste. Dobbiamo imparare giorno per giorno a saper rischiare, con la consapevolezza che non siamo soli, per questo la necessità di vivere esperienze anche comunitarie, cercare di inserirsi in una comunità che pian piano ci aiuta, come è accaduto anche per me, tante realtà che mi hanno aiutato a condividere con loro, e soprattutto a non sentirsi soli e affrontare le sfide che quotidianamente, per raggiungere traguardi che tante volte non avevo mai pensato nella mia vita. Indirizzata non solo ai giovani delle parrocchie, ma per tutti, per spronare i ragazzi a non avere pregiudizi. E tra i per tutti, ho visto che ci sono molti ragazzi che non frequentano la parrocchia, che non frequentano i nostri gruppi, che sono interessati, perché è un momento delicato in cui dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a superare i pregiudizi, ma a scoprire come la Chiesa vuole offrire la grande possibilità di non sentirsi soli, ma soprattutto ad avere fiducia nelle proprie capacità, e soprattutto a non aver paura delle sfide.